Allo stadio, Felice Chinetti, Risolbiate Arno, Solbiatese e Pavia si sfidano per la seconda giornata del Girone A di Serie C femminile. Al 20esimo, un'amnesia di Difentale regala al pallone ad Accoliti, che prima vince l'uno contro uno con Viganò e poi col destro incrocia in rete, battendo Mazzon. È l'1-0 della squadra ospite. Reazione immediata della Solbia con un lancio lungo, lunghissimo per Coppola, che però viene fermata dal direttore di gara per un fallo a favore del Pavia, quantomeno generoso. Passano 5 giri di orologio ed ecco un altro regalo della difesa in giallo. Stavolta l'errore di Ambrosetti, che con un retropassaggio sciagurato imbecca Bianca Maria Codecà, come sempre infallibile nell'area di rigore. 2-0 per le biancazzurre. Poi fa la metà campo su Barbini ed è proprio Ambrosetti a battere rapidamente una punizione, trovando in verticale la fuga di Coppola, che con un tocco si allunga il pallone e con un altro spara addosso a Groni alla mezz'ora. Primo squillo della Solbia. Poi un pallone perso a centrocampo da Crestani, in becca al contropiede proprio di Codecà, che parte prima della metà campo, affronta Viganò, poi la brucia in velocità e infine ed è costretta a calciare rapidamente a causa dell'intervento provvidenziale di Segalini, pallone a lato alla sinistra di Mazzon. Le ragazze di Massimo Marsic però rispondono colpo su colpo, stavolta con Gaia Barbini che va via di forza sulla sinistra a Cozzani, entra dentro l'area e poi serve Fabiana Vischi, stop e destro di controbalzo sul primo palo, fuori. Alzano i giri le padrone di casa che sfondano anche sulla destra. Si prepara un traversone sul secondo palo sulla sinistra per inserimento di Diefenthaler che stoppa e calcia alto, ma di poco. E prima della fine del primo tempo, una spizzata di Coppola arma il mancino di Barbini che però davanti a sé trova la risposta attenta di Groni. La prima frazione si conclude sullo 0-2 per il Pavia, una punizione sin troppo grossa per la Solbiatese. Nella ripresa esce Coppola per un colpo alla testa e dentro Jennifer Serna che dopo un tiro di Barbini parato senza problemi da Groni approfitta proprio del giropalla nell'area piccola delle biancazzurre e poi di un incredibile controllo sbagliato del numero 1 avversario e come un giaguaro il numero 9 si avventa sul pallone che vale 2-1 al minuto 54. La Solbiatese accorcia le distanze. Poco dopo ci prova Vischi di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, palla alta, nessun problema per il Pavia che in seguito una doppia occasione clamorosa. Prima con la neoentrata Gianni, eccola qui, e poi con il tap-in di Codecà, ma Mazzon si supera in entrambi i casi tenendo in partita la propria squadra. Al 75esimo sul lancio panoramico di Crestan, svetta sul secondo palo di Fentair che colpisce di testa ma trova la parata miracolosa di Mazzon. A fine gara la Solbia è stanca e lascia ampi spazi al Pavia che però sciupa il possibile 3-1 con Dugo, sconfitta e bottino di un solo punto per le nerazzurre che in due gare avrebbero sicuramente meritato di più.